Anche l'Università d'Annunzio in campo per far fronte all'emergenza coronavirus. Ieri è giunto il via libera affinché anche le competenze e le risorse dell'Università siano sfruttate per l'attività diagnostica. Il test che faremo noi è un test che dà pochissimi falsi positivi. E questo è un punto importante perché mentre sul sintomatico il falso positivo non è un problema, cioè se io ho una persona già ammalata, la curo comunque, che poi lui abbia o no il coronavirus, in realtà è quasi secondario perché non c'è una terapia mirata, quindi lo curo. Diventa molto più problematico il falso positivo quando noi man mano passiamo a fare un test sugli operatori sanitari, sugli asintomatici. Perché se io do un falso positivo a un operatore sanitario, lo costringo a stare a casa quando quello invece sta bene. Attenzione, quello che è importante non è tanto la velocità del singolo test, quanto la possibilità di fare molti test simultaneamente. Dalla D'Annunzio sarà possibile effettuare 270 test al giorno. Secondo il professor Stupia, occorre aumentare il numero dei tamponi per avere un numero più vicino alla realtà di quella che ad oggi è la situazione. Facendo più test si scopriranno ulteriori positivi, magari anche asintomatici, e quindi è inevitabile che il dato dei contagi risulti in crescita. Noi ci aspettiamo per forza di cose un aumento dei positivi cambiando approccio, ma è un cambio di strategia che la comunità scientifica sta sollecitando perché quello che è stato fatto fino adesso va bene, ma non ci sta dando un'idea di com'è la situazione totale. Quando ci si dice perché in Italia sono tutti questi morti? Perché noi testiamo solo i sintomatici. Ci sarà l'aumento del numero degli infetti, ma non necessariamente dei malati. Quindi bisognerà stare attenti, noi per le prossime settimane per forza di cose avremo un aumento del trend perché cambieremo l'approccio, poi si inizierà a scendere e ci vorrà più tempo, ci vorrà molta, molta pazienza, perché non è pensabile che il giorno dopo che il trend scende ce ne andiamo tutti quanti al mare assieme. Non è possibile però che vengano effettuati tamponi a tappeto sull'intera popolazione, in primis per i costi che questo comporterebbe. Occorre quindi dare priorità alle categorie più a rischio. Anche questa corsa al test, diamo priorità alle categorie non solo a rischio loro, ma a rischio per quelli che sono in contatto con quella categoria. Cioè il medico che è positivo al test è lui che diventa pericoloso per i pazienti. Quindi le categorie a rischio sono a rischio loro, ma sono poi a rischio di trasmettere l'infezione. Se l'idea è che tutti vogliono il proprio tampone, non usciamo più.